tante novità in arrivo nel corso di questa edizione del GF VIP. Entrano nella casa due nuove concorrenti, c'è anche una tra le donne più amate. Il Grande Fratello VIP 7 continua ad arricchirsi di concorrenti. Infatti nel corso della prossima puntata avremo due nuovi concorrenti, c'è anche una delle donne più amate, di chi si tratta? Tutte le novità in arrivo nel reality show, via WebSource. I piani alti del GF VIP 7 sono pronti a correre ai ripari dopo che il focolaio Covid scoppiato nella casa più spiata d'Italia. Infatti il virus, seppur temporaneamente, ha comunque dimezzato la partecipazione dei concorrenti in gara. Arrivano però delle succulenti novità da The People TV. Proprio l'emergenza sta spingendo Alfonso Signorini e la sua squadra di autori ad anticipare l'ingresso di altri tre vipponi. I tre nuovi innesti dovrebbero iniziare la loro avventura all'interno della casa rima delle vacanze di Natale. Il primo nome in lizza è quello di Manuela Villa, romana classe 1966 nonché secondogenita dell'indimenticato Claudio Villa. Proprio come il padre ha intrapreso la carriera di musicista, studiando canto e pianoforte dall'età di 5 anni. Il debutto nel mondo dello spettacolo è arrivato dopo alcune esperienze fuori dall'Italia. Inoltre per Manuela non si tratta della prima volta in un reality show. Infatti in molti la ricorderanno per aver partecipato all'Isola dei Famosi nel 2007. GF VIP 7, non solo Manuela Villa, chi entrerà nella casa con lei, chi entrerà all'interno della casa del Grande Fratello, via screenshot. Oltre a Manuela Villa nella casa del Grande Fratello dovrebbe entrare anche Milena Miconi. Classe 1971 come la futura coinquilina è nata a Roma ed è un volto ben riconosciuto nel panorama televisivo e cinematografico. Fra gli anni 80 e i primi anni 2000 ha preso parte a diversi programmi televisivi, fiction e film, ricoprendo piccoli ruoli. Per diverse stagioni è stata una delle attrici della fortunata serie TV Don Matteo. Infatti all'interno della fiction ha vestito i panni di Laura Respighi, la brillante ed algida sindaca di Gubbio. Il corteggiamento del GF VIP nei suoi confronti non è questione delle ultime settimane. La produzione del reality show già l'aveva opzionata la scorsa stagione, salvo poi farne a meno. Insieme a Milena Miconi e a Manuela Villa dovrebbe poi entrare un volto maschile, chiamato a rompere gli equilibri della casa. Al momento però non c'è alcuna indiscrezione sul candidato a partecipare al reality.